Siamo in via Verna Leone a Galatina e qui il degrado in cui versano 49 alloggi popolari Arca Sud lo restituiscono le immagini. Il balcone dove abito io c'è una signora di sotto che infilza acqua e quando piove emette un telo e poi andare a dormire sul divano. È da molti anni che stiamo telefonando, sì, ma no, niente. Sentivo gocciolare di notte, sentivo. E mi sono accorta che sta bagnando tutto il guanciale. In mattinata a constatarlo personalmente è stato il consigliere regionale Paolo Pagliaro, con al fianco una delegazione del Movimento Regione Salento. A richiedere il suo intervento il Comitato Spontaneo Cittadini delle Case Popolari, sapendo che già dall'ottobre scorso Pagliaro ha avviato un tour di ricognizione nelle palazzine Arca Sud, con prima tappa a Sogliano Cavour e intenzionato a continuare in tutto il Salento. Oggi siamo qui per lamentarci perché l'Arca Sud non si vuole interessare di niente. Infiltrazioni d'acqua, finestre che stanno cadendo, che da anni noi ci siamo sempre lamentati e non hanno voluto mai prendere parte. Perciò a questo punto non ce la facciamo più. Siamo stati costretti a chiamare il Presidente, purtroppo, che ci dia una mano. Muffa, umidità, muri fatiscenti e balconi rattoppati, tra le criticità più visibili che evidenziano l'urgenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nell'immediato di interventi di messa in sicurezza per scongiurare problemi a tutela degli inquilini, anche anziani e disabili. Qui, riferiscono questi ultimi, ben 5 anni fa è stato avviato un intervento di ripristino dei luoghi, poi rimasto al palo. E siamo qui per sollecitare un pochino questi lavori, se vengono fatti, perché sta accadendo tutto. La situazione è molto critica qua, e sono dei balconi che sono tutti bucati da 4-5 anni. Li hanno tutti, erano tutti tamburrati i ferri, hanno scalzafittato e è rimasto sempre così. Questa seconda tappa, come promesso, è una parte di un tour di ricognizione che toccherà appunto tantissimi comuni per accendere un faro sulle criticità del territorio e mantenere la promessa di un impegno continuo a disposizione dei cittadini e per la salvaguardia e la valorizzazione del Salento. Quindi noi chiediamo ancora una volta all'Arca Sud un'attenzione particolare ai momenti più evidenti di difficoltà che vivono i cittadini nel nostro territorio. Grazie.